Centro polifunzionale dei Vigili del Fuoco, Lamezia Terme. Qui la vicinanza dei vertici del Corpo a chi è impegnato in prima linea contro i roghi prende forma. L'arrivo della Prefetta Laura Lega, capo del Dipartimento, e del Capo del Corpo Guido Parisi nel primo pomeriggio. Dentro ad attenderli i comandanti di tutte le province calabresi per fare il punto sulla situazione. Ma prima di tutto, per la Prefetta Lega, la visita è un gesto di vicinanza. Noi abbiamo gli uomini Vigili del Fuoco che dobbiamo ringraziare per lo straordinario impegno che in queste ore addirittura hanno più di 58 interventi. L'area della Sila, della Spromonte sono quelle più toccate, le abbiamo sorvolate adesso. È veramente un danno ambientale gravissimo. L'impegno dei vigili del fuoco è massimo, ma non basta. Bisogna puntare sulla prevenzione e la manutenzione del territorio e l'appello unanime dei dirigenti. L'unica ricetta per evitare altre tragedie, insomma, è invertire la rotta per il capo del corpo Parisi. C'è cioè, purtroppo una scarsa come dice, attenzione o forse anche disponibilità economica per quanto riguarda la manutenzione. Qui abbiamo un punto di eccellenza sulla formazione dei nostri direttori di operazioni di spegnimento e incendi. Quindi effettivamente quindi la Calabria ha anche esempi positivi come questo polo didattico che è di livello nazionale.